Sì. Peppe, e adesso? A meno 3 dalla Juve, che succede? A meno 3 fa meno freddo, no? Diciamoci, oggi è una giornata positiva come è stata la scorsa. Abbiamo rosicchiato dei punti sia davanti che quelle dietro. Però è un campionato lungo, il bello deve ancora venire, quindi non abbiamo ancora fatto niente. Però se si dice l'Inter lotta per lo scudetto, tra l'Inter e la Juventus c'è la Lazio. Sì, ognuno dice le proprie ambizioni. Noi non ci piace fare proclami, vogliamo giocare partita dopo partita, affrontare avversario ogni domenica con una giusta mentalità. Per ora ci stiamo riuscendo e dobbiamo continuare su questa strada. Ti trovi meglio a giocare con la difesa a 3 o con la difesa a 4? Perché spesso cambiate. Qual è il modulo preferito da voi difensori, visto che comunque lo interpretate sempre al meglio? No, non è un problema di trovarsi bene. Quando la squadra gira e tutti diamo il nostro contributo, sì, passare a 3 o 4 cambia ben poco. Diciamo che forse la difesa 4 male ero più abituato, con la difesa 3 sono un po' più arrugginito, che è da tempi di Genoa che magari non facevo la difesa 3, però come detto prima, se la squadra gira, qualsiasi modo lo facciamo, ci riesce bene a tutti. Senti, fino a questo momento pochissimi riflettori addosso, da adesso le cose ovviamente cambieranno, insomma. Sì, però noi dobbiamo essere bravi a rimanere coi piedi per terra. Abbiamo avuto già le esperienze degli anni passati che probabilmente, non dico ci siamo montati la testa, però inconsciamente forse ci siamo seduti sugli allori, e quindi quest'anno non deve essere questo errore qua. Veniamo da una serie positiva da parecchio tempo e dobbiamo continuare a cercare di allungarla sempre di più. Il pericolo è quello, il pericolo maggiore? Sì, il pericolo forse è quello, male nessuno ci considerava fino ad oggi e male cominciano, come hai detto tu, a guardarci le squadre con un altro occhio e quindi sarà un po' più difficile mantenere i piedi per terra, però da questo lato il mister è molto bravo, anche noi giocatori abbiamo capito le lezioni degli anni passati e quindi abbiamo una mentalità diversa. Senti, il segreto di questo Biava qual è? Perché, insomma, ogni partita migliore in campo. Ma come detto gli altri colleghi, io il singolo fa bene quando la squadra gira e quindi per me quando la squadra gioca bene così, per me o per gli altri miei compagni è molto più facile.